Consigliera Fiola, approvate le modifiche alla legge sulla psicologia scolastica? Ci spiega la natura di queste modifiche e perché sono state necessarie? La natura delle modifiche e delle osservazioni che ha fatto il governo alla legge già approvata nei mesi scorsi sono delle osservazioni che a nostro parere non erano importanti e non andavano ad incidere su quella che è poi la messa in opera della legge, perché andavano a specificare, a puntualizzare che la figura dello psicologo scolastico non interferisce con quella che è l'autonomia scolastica. Cosa che per noi era palese, si evinceva già chiaramente dalla norma, però per non bloccare tutto quello che è l'iter e per dare un servizio a quelli che sono gli studenti campani in un particolare momento che stiamo vivendo, abbiamo preferito modificare la norma affinché poi potessimo adottare le delibere attuative. Tutto questo in un momento in cui il governo si sta dando molto da fare in un territorio che alla ribalta della cronaca locale e nazionale, che è Caivano. Ci sono tanti interventi che si stanno facendo, e però poi, come sempre accade, perché non è la prima volta che il governo impugna o osserva le nostre norme, l'ultima che mi viene in mente è quella dello psicologo di base, dove però la Campania ha avuto ragione. Siamo la prima regione in Italia che ha una figura come lo psicologo di base, sulla quale il governo nazionale sta ancora ragionando. Quindi ritengo che da parte del governo ci debba essere un'attenzione particolare affinché le attuazioni e le iniziative che pone in essere la Regione Campania poi si possano svolgere in un clima molto più sereno, perché non siamo secondi a nessuno, facciamo attenzione quando facciamo e quando proponiamo una norma, e tutte le iniziative messe in campo per Caivano le abbiamo già fatte da anni, e non solamente quando c'erano i riflettori mediatici su Caivano. Quindi è una norma che da qui a breve darà i suoi frutti con dei progetti pilota non solo a Caivano, perché se vogliamo fare delle norme ad hoc per ogni quartiere difficile dovremmo essere pieni di decreti, questo lo dico proprio al governo nazionale, ma per tutti quei territori che hanno un forte disagio giovanile. Detto a breve, in quanto tempo pensate di poter partire? La delibera già era quasi pronta, se non ci fosse stato questo stop da parte del governo con l'inizio della scuola già insomma, si avviava anche il percorso dello psicologo scolastico, quindi proprio nel tempo materiale di approvare la delibera in giunta.